Alla fine degli anni 50 la nascita dell'area industriale basentana, 30 anni di successi, poi il declino, un modello di sviluppo che meriterebbe di essere trasferito in Val d'Agri, dal metano al petrolio, per dare ai lucani nuove opportunità di crescita economica. Ce ne parla Franco Di Pierro. Dalla Valle del Basento alla Val d'Agri, da un modello di sviluppo ad un altro, il primo ricco di risultati per almeno un trentennio, l'altro che ancora stenta a trovare gli assetti più giusti. In primo piano due protagonisti della stagione che vide la nascita della prima area industriale lucana, i senatori Saverio D'Amelio e Angelo Ziccardi. 50 anni fa il metano fu scoperto in Val Basento, metano che poi diventò il filo conduttore per far crescere e nascere in Val Basento nuovo sviluppo, nuova occupazione. Lei c'era? C'ero e organizzai le lotte per lo sfruttamento in loco del metano. Ovviamente, senatore Ziccardi, c'era anche lei. C'ero, solo che allora lavoravo alla CGIL nazionale, però ricordo che ce ne occupavamo anche da Roma e io convinsi Novella, allora segretario della CGIL generale, a venire qui a Matera a discutere del problema. Insieme Partito Comunista e Democrazia Cristiana, quanto il PC di allora incise sulle scelte che poi furono fatte in Val Basento? Come giudizio storico generale bisogna dire che la Democrazia Cristiana, il Partito Comunista e il Partito Socialista, pur collocati diversamente, spesso in contrapposizione, sono stati i partiti che hanno fatto lo sviluppo economico e le riforme in Italia. Erano altri tempi, senatore D'Amelio. C'era una sorta di diffidenza nei miei confronti, di confronti di questo ragazzino che voleva fare il rivoluzionario da parte del PC, ma subito dopo mi sono accorto, quando organizza il PC a Matera il convegno con Novelle e fa venire addirittura poi dopo un altro personaggio che oggi è il Presidente della Repubblica in un altro convegno. Ci fu una spinta di Giorgio Napolitano perché in Val Basento nascesse questa nuova azienda? Dalle notizie che ho, nel convegno ci fu qualche voce distonica, ma che Napolitano seppe, con l'equilibrio che lo contraddistingue, seppe subito riportare a ragionevolezza dicendo: a noi interessa non la politica in questo particolare momento, inteso come beghe localistiche, ma interessa la politica a livello nazionale e per quello che ci riguarda lo sviluppo di quest'area. Dalla Valle del Basento alla Valle dell'Agri, il modello Val Basento può essere trasferito ancora oggi in Val d'Agri? Sono due problematiche completamente diverse. Io credo che la riflessione sulla Val Basento, che cosa è stato, come è andato, come è finita, ci deve servire per pensare a oggi e naturalmente per pensare anche a quello che bisogna fare in Val d'Agri. Noi però, proprio sulla base dell'esperienza, dobbiamo tenere presente che le economie forti sono basate essenzialmente sulla forza dell'imprenditoria privata. I sistemi imprenditoriali privati creano economia forte e le economie forti sono quelle che si basano sulla industrializzazione ma su una agricoltura forte. Dice il senatore Ziccardi: più fatti e meno parole, più imprenditoria e forse meno royalties. È così? Conoscendolo da vicino, Ziccardi ha detto queste cose oggi ma le ha già dette 20 anni fa. Quindi sostanzialmente nella coerenza sua c'è il segreto del successo di questa realtà. D'altra parte, negli anni 58-60 e poi negli anni futuri c'era l'intesa tra i partiti, un'intesa forte, e le cose andarono avanti. Quando questa intesa cominciò a venir meno per una serie di contingenze storiche che non sto qui ad elencare, è chiaro, la Val Basento è andata di giorno in giorno, di mese in mese, decadendo al punto che si chiudono le aziende e non se ne è aperta assolutamente. Si può riaprire il discorso Val d'Agri in termini diversi? Ma credo di sì, non ho la capacità di dire che per me andrebbe fatto qualcosa di diverso. Cioè, certamente va fatto qualcosa di diverso. Cosa? Sarei azzardato se mi avventurassi. Lei invece ha un'idea sul cosa fare? Sul cosa fare, ripeto, dobbiamo partire da questo fatto.
l'esperienza della Val Basente ci dice, fu una grande esperienza, ma si dice che praticamente non ha promosso lo sviluppo dell'imprenditoria locale. Questo è il punto. Ora, negativo è questo. Oh, questo è il punto. Allora, questa esperienza la dobbiamo tenere presente per la Val d'Agri. Insomma, noi abbiamo la Fiat nel Melfese, l'Eni in Val d'Agri, abbiamo tante cose nazionali qui. Questi strumenti nazionali devono essere utilizzati per fare loro delle cose che possono fare di eccellenza, ma soprattutto per sviluppare l'imprenditoria locale, se no non andiamo da nessuna parte. Appunti quindi tutti destinati all'attuale giunta regionale o no? Ma non è che faccio la colpa totalmente alla regione. La regione è un tassello importante nel quadro complessivo dell'organizzazione statuale. Certamente la regione ha molto potere, quindi ovviamente molte cose andrebbero riviste anche a livello regionale, ma non dipende da me e non dipende da nessuno di noi. Però, ripeto, il problema è quello che diceva il senatore Ziccardi. Se tutti rientriamo nell'ordine di idee che lo sviluppo non è fatto di piccole cose, ma è fatto di piccole cose inquadrate in un contesto obiettivo, credo che la soluzione sarà...